ha preso il via a Teramo la campagna vaccinale per gli over 80. 3.000 gli anziani che saranno vaccinati nel corso di 5 giornate, ad una media di 600 al giorno. I luoghi prescelti dall'amministrazione comunale di Teramo sono l'ipogeo di Piazza Garibaldi, la palestra dell'Istituto per Geometri alla Cona e i due palazzetti dello sport, Palascapriano e San Nicolò a Tordino. Ottima l'intuizione di coinvolgere le farmacie per le prenotazioni. Oltre 200 sono passate da lì. Vaccinare oltre 3.000 persone non è una cosa semplice, per di più laddove i soggetti che andiamo a vaccinare sono persone che hanno un'età avanzata, cioè più di 80 anni. Ci potranno essere sicuramente adesso dei rallentamenti, una partenza non perfettamente in linea così come ci eravamo prefissati, ma c'è un'organizzazione da San Nicolò, in questo momento mi hanno mandato le foto che non c'è più fila, non c'è, la stessa cosa sta accadendo ai geometri, la stessa cosa veniamo adesso dal palazzetto dello sport di Scapriano, le cose si stanno regolando e quindi voglio dire anche in questo caso l'organizzazione nostra e dell'ASL messa insieme è un'organizzazione vincente, fermo restando che tutto si può fare meglio. Nella prima giornata teramana di vaccinazione agli over 80 il bilancio è più che positivo, soddisfatti gli anziani in attesa, da riscontrare solo un iniziale assembramento a Teramo città, mentre nelle altre location non si sono formate file. Signora, quanti anni ha? Circa 92. 92 anni, complimenti. Oggi si vaccina. Ha paura? Moltissimo. Non lo so, mi sento tutta... Ha un po' di paura, ma... L'agitazione, non la paura. Beh. Consiglia a tutti di vaccinarsi? Sì, sì. Lei è un po' giovane per essere qui oggi. Beh sì, diciamo di sì. Ho accompagnato i miei genitori, come giusto che sia, insomma. Ecco, sono un po' anziani, quindi... hanno il mio appoggio. Quanti anni hanno i suoi genitori? Mia madre ne ha 84 e mio padre 82, quindi insomma deambulano bene, però insomma alla fine bisogna accompagnarli. Ecco. Sono tranquilli? Sì, abbastanza tranquilli, hanno accettato subito, hanno aderito subito molto insomma alla campagna vaccinale, per cui io sono contento che loro lo facciano, anzi appena posso mi vaccinerò anch'io. A coordinare le operazioni, la Protezione Civile e l'ASL di Teramo, il responsabile Maurizio Brucchi ha ricordato che l'Abruzzo è tra le prime regioni in Italia ad effettuare la vaccinazione per gli over 80.